Primo viaggio in aereo in epoca Covid, l'aspetto positivo è che c'è pochissima gente in aeroporto, destinazione Sicilia. In Sicilia, cosa mi aspetta? 6 giorni, dei quali i primi 3 passerò nel palermitano, mentre gli altri 3 nel catanese. I primi 3 sarò in giro da solo, mentre i restanti 3 in compagnia. Già. Beh, direi di rendere più interessante la faccenda con un tentativo di autostop. Vediamo come va. Avventuroso, è facile da fare. E già così potresti tornare, diciamo, a pranzo nel pomeriggio verso il centro, perché questa strada scende. Sì, perché magari ci potrebbe essere qualche visita, c'è questa entrata. Potresti andare a Monreale, che è una piccola cittadina. Una turistica top. Grazie mille. Buon proseguimento. Grazie mille e ci vediamo. Anche a te buona giornata e buon tutto. Ciao. Grande. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa sarà una grande vacanza. Mi sono messo lì appena fuori dall'aeroporto a provare l'autostop in meno di 10 minuti. Mi prende su questo ragazzo super simpatico, che oltre a darmi il passaggio mi ha fatto anche da guida turistica, ma mi ha raccontato tutto e di più di Palermo, mi ha dato qualche consiglio. Lui stava andando a Palermo centro, la mia idea però era di fermarmi alla spiaggia di Mondello, che è tra l'aeroporto e il centro. Lui è stato così gentile che mi ha portato praticamente alla spiaggia e mi ha anche detto come poi andare verso il centro. Cioè, davvero incredibile. Anche perché se anche avessi voluto venire direttamente a Mondello dall'aeroporto con i mezzi non ce l'avrei fatta, perché non esistono, quindi sarei dovuto andare fino a Palermo città e tornare indietro. Invece così, insomma, ho risparmiato davvero tanto tempo, quindi bene così. Andiamo molto bene, spiaggia splendida. Al via, secondo bagno di giornata, questa volta con la GoPro per mostrare la limpidezza di questo mare spettacolare. Non mi sarei mai aspettato di trovare una spiaggia così bella e un'acqua così pulita a pochi passi da Palermo, e quindi sono davvero entusiasta. Sessione in spiaggia, ora salirò su indicazione del tipo che mi ha scortato in macchina sul Monte Pellegrino, penso si chiami,
e da lì scenderò poi dall'altra parte in direzione del centro città. Non so bene le distanze, però insomma dovremmo farcela. Magari ricorreremo all'autostop per l'ultimo tratto. Quello è il monte e lì c'è la strada da fare. Inizio della strada, speriamo non sia troppo faticoso. Una strada un po' strana, dato che non ci sono né auto né pedoni. Boh. Sono tentato di fare una scorciatoia, non mi sembra ottima, però risparmierei strada. Andiamo. Come non detto, c'è una parete da scalare, quindi niente, scorciatoia. Non so dove sia, però io vengo da Milano e dintorni. Mi hanno detto, ero in spiaggia qua, e mi hanno detto che si può salire di qua, per adesso sto andando a Palermo praticamente. Grazie mille. Allora, la scalata si stava rivelando più lunga del previsto, quindi ho ricorso al mio pollice fortunato e una delle poche macchine che passava di lì si è fermata. Un ragazzo che mi ha scortato fino a praticamente centro di Palermo per il sospiro, quindi niente, siamo scesi dalla montagna, abbiamo fatto un po' lungomare e siamo arrivati qua, quindi direi la periferia della città. Del porto di Palermo, buono, non vedo alcuna fermata del bus, quindi mi conviene, anzi sono costretto a proseguire a piedi, anche se devo dire che il sale del mare inizia ad irritarmi l'inguine e non è piacevole. Però dai, non dovrei essere lontanissimo, spero. Un po' di uva di stagione. Posso definirmi ufficialmente in centro e adesso la faccenda diventa più interessante, direi, sicuramente. Mi dirigo ora verso l'ostello in cui spero di pernottare. Non ho ancora prenotato, però spero non ci siano problemi. Mi trovo al cospetto del Teatro Massimo, uno dei più grandi d'Europa. Un bel pezzo. Domani sera, casualità, ha voluto che ci sia un concerto di Vivaldi molto interessante in questo magnifico teatro. Ho corso per vedere se c'era qualche biglietto, purtroppo tutto sold out. Malincuore, sarei andato volentierissimo. Trovo nell'incrocio principale di Palermo, quello dei quattro canti, dove si incrociano due vie decisamente lunghe e molto frequentate.
l'arrivo in ostello si sta protraendo nel tempo, perché è la via che vi arriva è anche la via principale, e quindi sono stato attratto da cose belle. Sistematomi in camera, tutto bene, un po' di stanchezza che adesso inizia a far sentire. Dopo una bella doccia rigenerante sono di nuovo sulle strade di Palermo alla scoperta della città. Sono imbattuto in uno spettacolo che dovrebbe andare in scena tra un paio di ore, ovviamente tutto esaurito, però mi hanno messo in lista, magari c'è possibilità di entrare, passerò più tardi, speriamo bene. Calato il buio, è l'ora di andare a mangiare l'arancina siciliana. Arancina da volar via, ma si sapeva. Senza aspettarmelo, mi sono imbattuto nella cattedrale di Palermo. Impressionante. Non mi aspettavo una cattedrale del genere, devo essere sincero, e quindi meriterà sicuramente una visita diurna. Sono tornato al luogo dello spettacolo, nella speranza che ci sia un buco. Non ci spero troppo, però mi piacerebbe tanto. Allora, il siciliano è bellissimo e mi piace davvero tanto. Fortunatamente lo spettacolo non è stato interamente in dialetto, altrimenti non avrei capito nulla, ma è stato, diciamo, il giusto. Una bella esibizione tradizionale, divertente, profonda, davvero l'ho apprezzato tantissimo. E quindi proprio una serata inaspettata, però che bellissima, perché mi ha fatto vivere proprio Palermo.